100 anch'io. Amici, ben ritrovati. Oggi siamo in piazzetta Sant'Alessandro e quello alle mie spalle, che molti conoscono come il palazzo dell'ex tribunale, in realtà è il palazzo Martinengo Colleoni di Valpaga. Fino a non molti anni fa, questo edificio era noto per essere la sede del Tribunale di Brescia, ma un tempo questo palazzo apparteneva ai Martinengo Colleoni, famiglia che nacque quando i fratelli Gherardo e Jacopo Martinengo sposarono nel 500 le figlie del condottiero Bartolomeo Colleoni ed ereditarono i domini del signore bergamasco attorno ai centri di Malpaga e Cavernago. L'attuale edificio risale alla metà del Settecento, fu commissionato da Enrico Martinengo Colleoni e progettato dall'architetto bolognese Alfonso Torreggiani. È uno dei palazzi barocchi più belli che ci sono in città. La tipologia architettonica è originale, perché possiede un doppio accesso, uno da Corso Cavour, l'altro invece da Piazzetta Sant'Alessandro, caso unico nella Brescia settecentesca. Dai grandi e maestosi portali in pietra di Botticino si accede ad un grande cortile, quasi una piazza pubblica sulla quale si affacciano i fronti interni. Dal 2009, da quando cioè il Tribunale è stato trasferito nel nuovo Palazzo di Giustizia, è stato ristrutturato ed è attualmente una sede espositiva. Bene amici, voi ora siete accomodati tranquilli in poltrona o sul divano, ma attenzione, perché il troppo tape è Rome los del col. A tra poco. Centro anch'io. Bene, siamo pronti per verificare se è proprio vero questo detto. Il troppo tape è Rome los del col. Vamos! Questi che pensavano di farsi il caffè tranquilli, pacifici invece. Veronese lui, romana lei. E mo che facciamo? Non so che famo. Che famo? Che famo? Ci proviamo? Proviamo. È il troppo tip. Tu a soccorrila, se non fosse in grado. Che Verona è più vicina a Brescia, no? Apri, ingrandisci, allarga anche sul nostro amico. Ti chiami, scusa? Fabio, Alessandra. Fabio Alessandra. È il troppo tep, cara Alessandro, chiedo te perché là sarebbe troppo facile. È romp los del col. Buon tempo. L'ozio, insomma, no? Il l'osso del collo. Esatto, cioè che se uno proprio non ha mai nulla da fare, prima o poi si scassa l'osso del collo. No, sì. Eliseo, da Brescia? Sì, da Brescia. Oggi siamo tranquilli qua, ci stiamo riposando. Sì, sì, sono qui, ho approfitto di una giornata di sole, quindi ho detto andiamo a fare un giretto con mia moglie. Bravo Eliseo, poi arriviamo noi a rompere le scatole. Caro Eliseo, attenzione a non rilassarci troppo, perché è il troppo tape, è il ron los del col, ovvero... Ovvero lo devo dire in dialetto? Se lo sa, lo traduca. È il troppo buon tempo e rompe l'osso del collo, cioè è un modo di dire, non lo so. È una persona, caro il signore Eliseo, che ha troppo buon tempo? No. Ha sempre argotto da fa. No, amico, sempre argotto da fa. Magari avessi buon tempo. È il troppo tip e rompe l'osso del collo, ovvero? Taglia perché non ho capito niente. È il troppo tip. E romp l'os del collo. Il troppo buon tempo rompe l'osso del collo. Troppo buon tempo, cioè far niente, rompe l'osso del collo. Questo è giusto. Proprio un, secondo me, un tipico detto bresciano, perché sai che i bresciani sono lavoratori, no? Quindi il troppo te per rompe l'os del collo. Soprattutto in Valtrompia, mi pare che. Tu sei Valtromplina? No. Di dove? No, io sono di Brescia città. No, non l'ho mai sentito, ma so cosa vuol dire. Che significa, signor Luciano? Il troppo buon tempo rompe l'osso del collo. Cioè, quindi chi proprio? Chi si diverte troppo finché si fa del male, non so. Che il troppo buon tempo rompe l'osso del collo. Ovvero? Che se uno se un attimo si sdraia arriva un'ammazzata sul collo, no? No, però... troppo buon tempo...
Il troppo te per run loss del collo. Sì, in pratica non si va al lavoro, cioè non si riesce a concludere, a combinare nulla. Tipico del bresciano lavoratore. Bresciano lavoratore, però. Bene, dai, chiudiamo anche questo appuntamento spiegando il detto: il troppo botte e romp l'os del col. È un detto tipico del bresciano lavoratore, questo. Il troppo buon tempo, il troppo benessere rompe l'osso del collo. Voi non rompete nulla nel telecomando né niente, restate qui su Teletutto. Grazie, alla prossima.